Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con Summer in the City. Eccoci qua, il nostro consueto appuntamento della pausa pranzo qui nel cortile di Milano News, in cui cerchiamo di raccontarvi un po' Milano, quello che si può fare a Milano, o anche storie milanesi. E oggi vi raccontiamo appunto di una storia milanese, anche se poi è una milanese che insomma è stata qui, poi è andata via, ma poi insomma ce lo racconterà lei. Parlo della nostra ospite Valeria Ducato. Buongiorno Valeria. Buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori, agli web Web aspettatori, sì. Valeria è un ospite graditissimo, siamo ben contenti di ritrovarla dopo l'avventura, mi viene da dire, di Milan Off, Ci Festival. bene. Un'avventura però che insomma credo che sia stata bella, divertente, beh, ci ha conosciuti già quella, è stato un ottimo risultato per me conoscere una professionista come Valeria. Che cosa ti ha lasciato questa esperienza del teatro, della settimana infinita del Festival Off di Milano? Allora, intanto è stata un'esperienza bellissima con la mia squadra, perché io ho fatto questo spettacolo non avendo fondi, non avendo, insomma, era un po' una scommessa anche per me. E pian piano sulla barca sono saltate su delle persone, dai miei familiari, mio marito, di conseguenza anche mio figlio perché ce lo portavamo dietro più che altro, ma poi insomma ho trovato una collaboratrice, un regista che si è prestato a fare i contributi video, tutta una serie di altre persone che si sono improvvisati tecnici, per cui c'era un clima tra di noi fantastico. E poi all'interno proprio dell'organizzazione con Milano Off, beh, insomma, una bella energia, bellissimi incontri, tantissime persone con tantissime cose da dire interessanti, tantissimi spettacoli bellissimi anche. Ricordiamo che appunto a Milano Off hai portato il tuo spettacolo scritto da te, Sette paia di scarpe da donna, che dal 2015 stai un po' portando in giro per l'Italia. Ma insomma, facciamo un passo indietro. Allora, Facciamolo. Valeria Ducato, attrice, autrice, voce soprattutto anche stata, no? Nel senso che dice hai avuto una grandissima carriera, ha tuttora una carriera molto importante nel doppiaggio, ma Aspetta che sulla pubblicità. faccio la voce che uso in sala di Sì. registrazione, perché normalmente la uso Allora, soltanto presentaci quando la carriera di registro. Valeria Ducato con la voce da sala di registrazione. Allora, buonasera, Valeria Ducato nasce tantissimo tempo fa, è una formazione che non c'entra niente col doppiaggio, con lo speakeraggio e tantomeno col teatro, perché studia all'università e studia architettura. Ma mi sembra proprio Quindi una l'ho cosa preso un più. po' alla larga, insomma. Ma devo dire che gli architetti poi fanno tante altre cose, in Sì, realtà. infatti. Molti studiano architettura, ma quelli che fanno le cose più divertenti forse al mondo, alla fine Sono. scopri che hanno studiato architettura, ma fanno tutt'altro Ma perché poi. architettura è Ah, divertente, ecco quindi ti perché. rimane questa voglia di giocare che poi declini in vari E modi. poi da architetto ad attrice come è stato il passaggio? Lì è stato un po' brusco il passaggio. Lì è stato un po' brusco perché ho rotto completamente con tutti i rapporti che avevo, con la famiglia, con anche una carriera di architetto già avviata, perché io ero stata assunta all'allora Expo di Milano, quindi però da una parte c'era l'assunzione, dall'altra parte c'era la partecipazione a una scrittura, insomma, avevo una scrittura e il mio cuore mi ha detto di andare di là e quindi ho iniziato a fare l'attrice. Ormai quanto tempo Lascia fa? stare, Non questo si può dire, no? no, Ormai insomma, appunto, no, vabbè, è una questo. carriera iniziata giovanissima che dura da tantissimi anni, diciamo così, allora va Cioè, bene? sono un Ok. anzian prodigio. Ma perché si è proprio avvicinata comunque alla carriera d'attrice, diciamo in età più adulta Sì, proprio? Ah. sfidando tutto. Voi lì in studio avete un bellissimo scritto sulla porta, che non so dove dà quella porta. Comunque, l'impossibile Sulla non sala di esiste. Sulla riunioni, sala sì, riunioni, la ecco. sala di relazione. L'impossibile non esiste. E io ho detto, vabbè, preferisco giocarmi l'impossibile piuttosto Beh, diciamo che che non l'impossibile invece giocarlo. nel tuo caso è esistito, è arrivato e ti ha dato grandi soddisfazioni, Sì, no? sì, sì. Allora, diciamo che praticamente hai dato la voce a quasi tutti gli spot del settore dell'automotive che esiste in Sì, Italia. Diceva, non c'è macchina di cui non ho parlato ormai, no? noi speaker andiamo un po' per settori, no? Io sono stata forte sulle auto, c'è stato il periodo delle banche, tutto ciò che riguarda l'infanzia, quindi dai pannolini, così, e
E poi, vabbè, l'editoria, o se no per un certo periodo la telefonia, quindi ero su tutti ecco. su tutte le... I maggiori provider, sì, le maggiori compagnie telefoniche avevano la tua voce in quel caso. Avevano la mia voce in certe situazioni. Sì, che non è quello del numero delle chiamate non è raggiungibile, non è quello. No. Diciamo, no, non è lei, ve lo diciamo, non è gente che magari già... Finalmente, cioè, finalmente l'ho trovata, no, non è lei, non è neanche la voce di Siri, non è lei, no, ecco, non è... No, no. Com'è recitare però solo con la voce per un'attrice che invece ha sempre studiato il teatro e poi è riuscita anzi a andare in teatro? Allora, recitare con la voce è meraviglioso, è una cosa stupenda, perché tu con la voce evochi dei mondi e non sono filtrate da un'immagine, quindi tu ti puoi permettere di esporti, tanto non si capisce dall'altra parte chi è, quindi io lo trovo meraviglioso. Le inflessioni della voce raccontano, la voce non sbaglia mai. Una mamma quando sente un ragazzo al telefono gli dice basta un pronto e ti dice che cos'hai, perché la voce parla, la voce non tradisce. Come hai capito che appunto la tua voce poteva essere una professione, poteva darti poi... Allora, l'ho capito per disperazione, perché dovevo mantenermi, quindi l'ho capito. Però affascinata... L'hai capito da solo, c'è stato qualcuno che ha detto, oddio, la tua voce mi ha aperto mondi... No, c'è stato un mio collega che adesso è a Miami, che è Fabio Bonini. Fabio Bonino? Bonini. Bonini è un altro. Bonini. Fabio Bonini. Che è stato un mio collega in teatro, che a un certo punto, un giorno in quinta, mi ha detto tu saresti una voce perfetta per le pubblicità. E lì mi ha fatto venire voglia, insomma, di misurarmi. Allora ho portato in giro, mi sono scritta il testo, ho fatto la mia cassettina, il mio demo, e l'ho portato in giro nelle case di produzione e ho iniziato subito a lavorare. In Mondadori, in Johnson, poi vabbè sono entrata in associazione nell'ADAP, e poi da lì in poi... sono stata regolarmente chiamata in giro. Poi però un bel giorno hai detto io qua voglio andare a fare teatro, anzi voglio tornare a fare le tue cose, a fare teatro, hai fatto una carriera teatrale, poi l'hai lasciato un attimo, dovuto abbandonare per un periodo, invece ultimamente hai detto io voglio tornare a teatro, ma sapete che c'è? Io torno con qualcosa di mio. Sì, perché? 7 paia di scarpe da donna, quindi nasce, giusto? Perché in realtà io ho abbandonato il teatro perché ero diventata mamma. E volevo farla mamma e quindi ho iniziato a scrivere. Scrivevo già per il teatro, ho iniziato a scrivere per la radio, ho continuato a scrivere, sono stati anni in cui ho scritto tanto, tantissimo, ho pubblicato tanto. Quando sono tornata a far teatro ho detto a questo punto metto insieme queste mie competenze e mi scrivo una cosa. Mi sentivo che a quest'età avevo delle cose da dire e le ho dette. Come è andata allora l'approccio alla scrittura? E poi questo spettacolo che appunto hai dal 2015 messo in scena. Allora, l'approccio alla scrittura è sempre stato molto tranquillo, senza pretese, nel senso che il mio lavoro era altro, quindi non è che avessi grandi aspettative rispetto a Valeria Ducato autrice. E quindi ero veramente libera da questo punto di vista. Mi sono accorta che io parlavo sempre di donne, mi affascinava tanto il mondo al femminile. E poi in me c'è sempre stato, come ben sai, dal Milan Off, una certa anima un po' vezzosa, no? E quindi gli ho dato un titolo vezzoso, ho cercato di fare questo parallelismo tra la scarpa e la donna, ma dando alla scarpa un significato che è molto più ampio di quello che normalmente viene attribuito, che è un significato di fashion piuttosto che di utilizzo banale. Sì, lo si vede anche dalla locandina, diciamo, infatti la locandina non hai scelto una scarpa col tacco oppure una scarpa super fashion, è un comodissimo anfibio che però dice molto sulla... Perché le scarpe fotografano ma non giudicano, perché ci danno tutte un'altra possibilità. E quando tu ti metti su una scarpa non vuol dire che sei definita, puoi sempre cambiare, puoi sempre migliorare, ma la scarpa parla di te tanto quanto la voce. La scarpa di te tanto quanto la voce, voglio dire. Sì. Ecco, come definiresti il tuo spettacolo allora? Che cosa, senza raccontarlo troppo, nel senso allora, che la gente può venire a vederlo, tu prendendo spunto da delle scarpe racconti come funziona. Io racconto.
È la storia di una donna che va in metropolitana, che si sente imbarazzata perché in metropolitana c'è tantissima gente e quindi abbassa lo sguardo e vede scarpe, ma viene attratta dalle scarpe perché lei vende le scarpe, quindi la sua è una specie di deformazione professionale. E a partire dalle scarpe inizia a pensare a dei personaggi, a delle storie, e racconta queste storie stando in metropolitana. Quindi a un certo punto c'è il paradosso per cui lei è in metropolitana, non scende dalla metropolitana, rimane su e arriva al capolinea, arriva in uno spazio che non è più metropolitana, non c'è più un tempo, uno spazio, un luogo, e vede tutte queste donne che le dicono qualcosa. E lì racconta la sua idea di donna. Questo è quanto c'è di autobiografico in questa donna seduta sulla metropolitana che guarda le scarpe delle altre e fantastica o racconta storie di donne? Allora, i quadri, le donne che io racconto, nessuna è autobiografica. L'esercizio di pensare a un personaggio attraverso le scarpe, sì, lo facevo in metropolitana quando quando imparavo a scrivere e quindi avevo bisogno, oppure quando studiavo recitazione, quando dovevo imparare a recitare e avevo bisogno di definire dei personaggi. Allora approfittavo dei viaggi in metropolitana o per far finta di essere un personaggio, questa è una tecnica teatrale, quindi tu ti porti il personaggio anche fuori, tanto la gente che ti incontra non sa che tu sei questo personaggio, e tu ti muovi come? Tu ti muovi come la figliastra di Pirandello, dei sei personaggi. E se la figliastra fosse in metropolitana, cosa farebbe? Come si muoverebbe? E tu hai fatto questo esercizio? Io ho fatto questo esercizio e poi l'ho fatto per inventare storie, quindi le inventavo a partire dalla persona che mi trovavo davanti, non dicevo ma chissà com'è casa sua, chissà com'è la sua vita, chissà se è sposata, che lavoro farà, e davo una risposta. Ovviamente era tutto nella mia testa. Ed era una cosa che... Qual è la linea che separa l'attrice e l'autrice da un pazzo in questo caso? Esatto, infatti cioè, è una cosa... Sì, gli psicofarmaci che ti tengono... Cioè finché non ne fai un abuso sei un autore, e quando fai invece diventi... No, infatti mi rendo conto, mi rendo conto che la linea è... Però devo dire una cosa, io confesso che quando ho visto lo spettacolo di Valerio ho pensato, ma chi è che può sbagliare una fermata perché sta a guardare le scarpe delle altre, mi è capitato. Mi è poi capitato invece di perdermi due fermate di metropolitana perché stavo guardando le scarpe e pensavo allo spettacolo di Valeria. Quindi in realtà attenzione perché è contagiosa come cosa. Ho creato dei mostri. Ci sono tanti piccoli mostri in giro per la città che si perdono, ma forse, come dici, non bisogna perdersi e poi trovarsi, quindi insomma, magari gli hai fatto un piacere invece. Sì, ma non sei l'unico. Ah, ecco, non sei l'unico. Quindi è proprio contagioso. Sì, sì, mi arrivano in continuazione... messaggi su Facebook di gente che magari non mi conosce mi dice guarda mi hai contagiato, io continuo a fare questo esercizio qua, è divertentissimo. Ma è divertente perché veramente dalle scarpe si può pensare tante cose, sì. E poi magari invece appunto come dice non giudica, quindi magari siamo anche completamente fuori strada a volte. Sì sì, ma questo è bello, però racconta, è una cosa anche un po' da detective, perché tu deduci da certi particolari, sì. Un po' lasciarlo corso, che con pochi particolari delineava una persona. Parlavamo appunto che questo per te è un ritorno al teatro. Sì. Com'è stato questo ritorno al teatro? È stato tosto, perché io non ci credevo tanto. Ci sono state tante persone che hanno avuto fiducia in me. Quindi a partire dal testo. Mi hanno detto mettili in scena, hanno insistito. Poi avevo un'altra... possibilità di lavorare sempre con Radio 24, che però è saltata, e anche lì avevo hai fatto anche radio? Sì. Cosa hai fatto alla radio? Ero nella redazione di Destini Incrociati su Radio 24 e poi dei Magnifici Destini. Quella lì è stata un'esperienza bellissima. Anche lì davi la voce?